scusi, questo vestito è suo? Sì, sì, mi pare. Grazie. Venga qui, si ripari, signorina. Dove vuole che l'accompagni? Beh, fino laggiù, a quel lampione, grazie. Ah! Sono due passi. Lei è molto gentile, sa? Lei fa questa zona? E com'è che non l'ho mai incontrata? Beh, naturale. Prima ero a Londra. Adesso abito là. Oh! Soltanto da pochi giorni. E ora? Beh, io adesso torno indietro. Bene, vengo con lei. Non vede come sta piovendo? Faccia pure come vuole, se non la disturba. No, no, che disturbo. Ah, ma sta aspettando un taxi. No, no. Ah, non aspetta. No. Pronto? Taxi? No, non ce ne sono. Ma se le occorre altro, non so, massaggi, manicure. Ah, maleducato. Che gente! Ma allora? Ah. Ma allora lei è... Io il marciapiede non l'ho mai battuto, sa? Cosa crede? Io sono una squillo. Tutta colpa di quella schifosa della mia padrona. Mi ha messo alla porta per 74.000 lire di arretrati. E capirà senza telefono come faccio a lavorare. Ho preparato la camera degli ospiti come la signora mi ha ordinato, ma vorrei farle osservare che il signor Manfredo certo non approverà. Ho capito. Beh, io allora me ne vado. Ma no, vieni qui. Vuoi o non vuoi che ti aiuti a trovare queste 74.000 lire? Adesso chiamo uno che sta sempre qui davanti. Deve essere un po' timido e un po' innamorato di me. Tu sei matta. Questo è adescamento. Oh, su, non ti formalizzare. E se fosse un poliziotto? E che vuol dire? Vieni. Anche loro fanno l'amore, no? Hello? Chi, io? Devo salire dove? Qui, a casa mia. Marisa e io abbiamo bisogno di parlarle. Porti in casa mia una ragazza squillo! Ma dove vuoi che vada, poverina? Non ho un soldo. Che vada in un istituto per le fanciulle traviate. Oh! Ci mandi sua sorella! Non ha sorelle. Io non voglio essere rieducata. Voglio lavorare. Lo vedi? Non vuole essere rieducata. Vuole lavorare. Lavorare? Qui? A casa mia? Ma dico, siamo proprio impazziti. Io le do 20.000 lire. E cosa vuoi che se ne faccia? Sì, paghi un letto. Me ne servono almeno 74. Senta, guardi, io finiamola, eh? Ma è per la padrona di casa. Sono molto stanco, capito? Guardi. 50. 60. 70. 1. 2. 3. E 4. E adesso se ne vada. Buonanotte. Te l'avevo detto che è un banchiere. Bancario, Tonino, bancario! Oh. No, aspetti. L'ho invitato io. Era per Marisa, capisci? Volevo procurarle un cliente. Peggio per lui. Andiamo, miei cari, si torna a pedalare. Io! Arrivederla. Ti dico io, ma come si permette lei di dare il mio numero di telefono? È stata un'idea di sua moglie, sa? Se no come faceva, poverina? E poi... Apri, signora. Tonino? Beh, allora io cosa faccio? Ho un'idea. Senti, Oreste, tu non me lo faresti il favore di lasciarti possedere da Marisa? È tutto pagato, sai? Ma lei non accetta il denaro senza disobbligarsi. Ma signora, non è questione di denaro. Lei... Oreste! Cacchio! Oreste! Cosa è successo? Sembra che qualcuno abbia lasciato aperta la pompa dell'annaffiatoio in giardino. E allora? Bertolina, signora, mi è costata una lunga e dura caccia. Mia moglie è svenuta dopo averla veduta. Permesso? Si può? Buonasera. Buonasera. Vedo che state lavando i pavimenti. Non è mica nervoso, signor Manfredo, eh? Sono venuta a portarle quei soldi. Guarda!